Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 50° episodio della serie Agricola sulla mappa di gran giura, sempre su Farming Simulator 15, ma non per molto. Allora, oggi come vedete mi sono comprato un secondo carro, ho fatto un po' di soldi e adesso li mettiamo uno dietro l'altro in mo' cavoli se è basso l'attacco del Fendt. In modo che vabbè, usiamo il Fendt, anche se no, zero Fendt, usiamo il Case dato che è un'ottima guida. Andiamo a vendere i pig. Allora, l'ultima volta avevano detto che sarei andato a vendere i pallet della, cioè i pallet, le tavole, però purtroppo ho cambiato idea per il semplice fatto che dovrei produrre un sacco di ta cioè dovrei tagliare ancora un sacco di legna. Non avevo tempo. Allora, arriva, certo. Cerchiamo di non far danni in modo che ci segua. Ok, qui se mi giro. No, vedo qualcosina, dai. Lui sta arrivando. Cavoli, oggi sarà lunedì. Domani, se riesco, inizierà il primo. No, dai che prende la pianta, non prenderla, non prenderla. Domani dovrebbe uscire appunto il primo video su nuovo farming, se riesco. Però io, se caso, in questi giorni avrò già registrato un video. Che se caso ve lo faccio vedere domani. Perché non so che ora uscirà il nuovo farming. Dato che non l'ho comprato in negozio, contrariamente allo scorso farming. Che poi dopo ho venduto e me lo sono ricomprato, dato che era in offertona. E comunque l'ho preso su Steam. No, non vogliamo che tu faccia quelle cose. Scusate. Dai che ci ha raggiunti. In qualche maniera qui prende la pianta. Non la prende, dai, bravo. Ok. Ci siamo. In tutto sto guardando, abbiamo, scusate, quanti bif abbiamo? Ok, 41, 40, 50, quasi 60 bif. Ottimo, dai. Quindi, ecco, domani o proprio avanti vedrete che possiamo andare, cioè li avremo di default. No, non sono i beef, sono i pig. Cavoli, se viene sparato. Non inchiodare. Ha dato una spinta, vabbè. E nulla, e anche questo case lo avremo di default, ottima cosa. Almeno, se ha questa guidabilità, promette bene. Provi, se, non so se lo seguite, ma penso di sì. Killer. Ha fatto un video e devo dire che ho notato molte cose che non mi aspettavo di vedere dopo aver visto anche tutte le news. Ok, allora, se mi piazzo qua direi di caricarne una quarantina per ogni trattore. No, control. Allora, fatemi un attimo vedere. Ok, sto qui è staccato, quindi noi saliamo a bordo. Che cavoli è? Ah, ok, così che si corre. Allora. No, c'è la collision. Mi se non mi sbaglio, anche scorsa volta abbiamo fatto un po' di casini. E ecco, appena uscirà dovrò ricordarmi che il gioco si chiama Farming Simulator 2017. Ok, carichiamone. Quanti è che posso caricarne? Fate 23. No, forse di più. 25 ne carichiamo per ora. Vabbè, dai, facciamo le cose più fatte bene. Apriamo. Ecco, poi come ho già detto, non so se ci sarà l'animazione sul 17. A volte mi chiede, c'è gente che mi chiede informazioni, ma io non ce l'ho il gioco da provare. Cioè, mi vado su ciò che vedo. Ok, 26. Quanti è che ne mancano? Giusto, dai.
Cioè, così da non averli su troppo stretti. Adesso passiamo col nostro Fend. Qui abbiamo preso un po' meglio le misure, diciamo, non troppo. Comunque non vedo l'ora di provarlo, il nuovo farming. Promette veramente molto bene. Anche se sì, alcune cose non mi... Inizialmente, a dire la verità, fino a qualche giorno fa non mi rendevo conto di com'era. Cioè, pensavo, c'è stato un bel cambiamento, vabbè, rispetto al 15, però il cambiamento migliore c'è stato dal 13 al 15, secondo me, nel fattore mezzi, cioè ci sono più attrezzature e tutto quanto. Adesso qui ok, e un po' le nuove funzioni. Invece quest'anno non è da sottovalutare, perché lo scorso anno è stata cambiata pressoché un po' l'interfaccia, come strutturato lo shop, le cose così. Però quest'anno pressoché sono state aggiunte un paio di cose lì, un paio di altre cose, devo dire che non sono poche. Abbiamo svuotato, no? Ancora 4. 32. Devo caricarne un po' di più, vabbè. Chiudiamo tutto ed ora direi di usare questo. Vediamo un po' se mi ricordo dove si vanno a vendere. Ok, saliamo a bordo, gli mettiamo la Follow Me Mode. Comunque questo Chiesa ha veramente un'ottima guidabilità. Allora, Ctrl F, vediamo un po' di distanza, ok, è giusta. E ora si sale a bordo. Lasciamo questa visuale qui che sembra molto bella. Se non mi sbaglio abbiamo dovuto attraversare un po' tutta la mappa. No, vabbè, teniamo quella interna. Ok, arriva. Sì, lui arriva, arriva. Sempre con calma, però lui c'è sempre dietro. Ok, dai. Sì. Mi sto rendendo conto che quante volte suona l'orologio in camera mia. Vabbè, capita. Ma poi mi avete detto, parlando dalla camera, vabbè, io registro in camera mia, mi avete detto di fare un video in cui vi faccio vedere la mia postazione. Sicuramente lo farò, però cioè ora subito no, aspettiamo ancora magari periodo natalizio, vi farò vedere qualcosa per magari qualche ricorrenza o qualcosa di particolare. Però per ora no. Non c'è trarla pianta, sì, fantastico, riprendiamo. Se vi ricordate questo Fend, appunto le ruote quelle deformate, cioè deformate. Deformate sembra una cosa brutta, sono quelle con la funzione più realistica. Sì, a dire la verità era molto più comoda la guidabilità dell'altro case. C'era la cab suspension e veramente era una cosa fantastica. Allora, adesso io giro qua. Andiamo a destra, dai. Se il nostro amico riesce a seguirci. Ah, cavoli. Ha meno velocità, però è sempre qua dietro. Beh, forse perché ho rallentato. Qui rallentiamo perché succederà un casino. Ok, andiamo di qua. Alla fine, sì, in questa serie, come la maggior parte delle serie, voglio fare tante cose, ma alla fine non le faccio mai. Tipo, volevo fare una cosa utilizzando una gru, ve la svelo, però tipo cose così le vedrete magari sulla serie edile, utilizzando una gru che ho trovato una bella mod e o magari anche qualcosa con i pompieri. Però pompieri quasi sicuramente sulla serie edile andremo a lavorare da pompiere almeno un giorno. Dato che c'è sulla mappa la Daltix V2, c'è la possibilità di utilizzare i... non i pompieri, come si dice. C'è una specie di caserma, ecco. E quindi l'andremo a sfruttare al meglio.
oggi vi programmo soltanto questo video. Può darsi che magari vi presenti qualche bella mod italiana di cui ve ne ho parlato negli ultimi due, uno degli ultimi due video. Magari, se riesco ve la presento. Dato che con l'arrivo del nuovo farming di domani, vabbè, magari domani ci gioco soltanto, preparo il video e vi faccio avere i video per mercoledì, però appena riesco registro e vi faccio avere un video. Allora, adesso direi di scaricare qua. Beh, di soldi ne abbiamo a sufficienza. Ctrl F e il tizio dietro è stato staccato. Vediamo un po' quanto facciamo. Siamo 230.000 euro. Ok. Vanno sui soldi però, eh. 10.000 euro soltanto per questi. Almeno 20.000 euro per... Cos'erano 27? Circa, dai, siamo lì intorno. Ok, gli ultimi. No, ultime 4, vabbè. 14.000. No, scusa, sì, 23.000, scusate. Cioè, li ho contati, però non me li ricordavo più. Li ho tralasciati. Allora, lì mi sa che devo spostarlo un po' più avanti. Vabbè, dai. Comunque questo case veramente è un'ottima guidabilità. Non è per criticare il Fendt, però... È vera, il Fendt è un bel mezzo, questo qua di fianco che ha fatto Giucca. Però questo qui, vabbè, forse perché è stato fatto da zero. Cioè è stato cambiato modello. Mentre il Fendt è stato rivisitato principalmente. Non è che è stato rivisitato il modello né nulla. Sono state rifatte texture e qualcosina. Le funzioni più o meno erano quelle. Però questo qui è veramente un'ottima guidabilità. Se cercate un trattore sui 300 cavalli, un po' scarsi, ecco, 270-300 cavalli ve lo consiglio assolutamente. Veramente Sid fa delle fantastiche mod. E speriamo che rilasci qualcosa di bello anche per il 17. Ok, 19.000 euro con questi. Vabbè, sono passati 12 minuti, quindi vabbè, gli facciamo una bella screen ai nostri carri, ai nostri mezzi qua. Vediamo un po' se riesco, perché no, con Alt e H, ok, perché appunto c'è sempre quel fattore lì della vabbè, io la faccio così, tanto a sinistra probabilmente ci sarà il numero e quindi si vede poco nulla, e poi ne faccio un'altra per così. Mamma mia, questi Betamax, anche se un po' più piccoli, li avremo già di default. E quindi lì sì che si andrà a comprare, vendere pig in abbondanza. Ok, facciamo anche così. No, scusate, non volevo uscire. Quindi questa qua sarà l'ultima volta che entro in questo salvataggio. Vabbè, ci sono cose messe a caso, tipo qua. Vabbè, lasciamo perdere. C'è il case, vabbè, dai, ultima cosa che faccio, fargli razione mista, dato che mi è andato avanti un po' l'orario. Razione mista ne facciamo, gliela scarichiamo, tanto vabbè, ricarico, perché non va, perché non sono sotto. Ok, lo ricarichiamo, il nostro Silo King, anche questo qui ci sarà di default. Fatto un po', cioè non dico che sia fatto male, però è fatto molto meglio. E comunque veramente ci sarà veramente da divertirsi. Azione mista, poi questo salvataggio non penso di portarlo avanti. Sinceramente, cioè pur bello che sia, però vabbè. Dai, scarichi di K, cos'è? Danimarca, boh. Può essere Danimarca. Cos'è? Regione? No, è lo Stato. Sì, dovrebbe essere Danimarca. Ok, adesso mentre lui scarica io esco. Abbassiamo la visuale. Ok.
Nulla ragazzi, allora adesso torniamo sul... Eccoci qua. Torniamo qui in questa zona che ci salutiamo. Io spero come sempre che questo video sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia piaciuta la serie, perché questo è l'ultimo episodio della serie. Spero che vi sia appunto piaciuta e... spero che vi piacerà la prossima serie che faremo sul 2017. E nulla, come vi ho detto, cercherò di portarvi molto più spesso Farming e portar meno altri videogiochi. Magari porterò soltanto Farming, come vi ho detto, e magari ogni tanto Raid 2, che è quel videogioco che vi porto principalmente la domenica. Forse domenica, cioè ieri vi è uscito un episodio, altrimenti lo vedrete oggi perché l'ho registrato. E nulla, io vi ringrazio tutti quanti per il sostegno che mi date, soprattutto in questa serie. Vabbè, non è una delle più popolari sul mio canale, diciamo, però ha dato i suoi frutti, diciamo, ecco. E io direi di salutarci qui, vi ringrazio ancora tutti quanti e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, e spero che di riuscire a scaricarmi subito il gioco, e altrimenti se caso vedrete un altro episodio, e prevedo che l'episodio uscirà verso sera perché dovrò registrarlo al pomeriggio. Se usci... no, di solito escono la mattina le cose, quindi mettete che alle 10 esce, però io sono a scuola, a meno che stia a casa. Vabbè, no dai, andiamo a scuola. E vabbè, quando torno dovrò scaricarlo, quindi per le 4 e 5 inizierò a registrarlo, quindi mi sa che andrà mercoledì. Comunque io mi preparo un video per domani. E nulla, noi ci vediamo prossimamente, ovvero domani o più tardi, con un nuovo video. Ciao a tutti oretti e al prossimo video. Grazie ancora per tutto.